cordiale saluto a tutti gli amici di Toscana TV Motori, benvenuti all'appuntamento con la 38esima trasmissione della nostra serie, dedicata naturalmente al motorsport. Apertura con il rally di Pomarance, classica d'autunno, 38esima edizione. Non mancheranno naturalmente in studio i protagonisti dell'evento. Tra l'altro vi è stato record di iscritti al Pomarance, 131. Tornando agli ospiti, alcuni nomi in ordine sparso, ad esempio Rovatti, secondo classificato, i fratelli fiorentini Ancillotti, ristoratori con la passione del rally. Ancora la famiglia Lucchesi, col padre Gabriele, noto notissimo driver, e la madre Titti Ghilardi, navigatrice molto nota, navigatrice vincente, ed il figlio Christopher, quasi diciottenne e quindi pronto al debutto. Andremo in Umbria al circuito di Magione, il noto circuito di Magione per l'Individual Race Attack. Si tratta della trasposizione in pista di una gara in salita, un evento che è stato molto seguito e una tipologia di gara che piace davvero molto. Presenteremo con alcuni degli organizzatori il terzo rally della Fettunta, evento che si terrà prossimamente nel Chianti fiorentino. Abbiamo incontrato i nostri amici lungo il tracciato di quella che sarà una delle grandi prove speciali del rally. Questo ed altro a Toscana TV Motori numero 38. Partiamo. Quattro chilometri per sognare, sette decimi per resistere ed un bacio appassionato prima di salire sulla pedana, a suggellare la prima vittoria come equipaggio. Il finale dal libro cuore non deve trarre però in inganno. Marco Runfola e Corinne Federighi, a Pomarance, tutto hanno fatto tranne che una scampagnata. Perché se vincere significa amministrare un battito di ciglia e difendersi dagli assalti di Michele Rovatti, non certo uno a caso, logico che il valore del primo calice assuma caratteri esponenziali. Con la Renault Clio R3C, la stessa fregiata del secondo scudetto della giovane massese, Marco Runfola ha cercato di prendere il largo fin dalla prima PS. Lì, l'asfalto molto più che viscido ha negato agli esponenti in Super 1006 di affacciarsi verso l'attico della classifica con i presupposti espressi alla vigilia. Almeno nel primo giro di speciali, dove quella che molti dei protagonisti hanno definito patina, li ha lasciati danzare sulle uova garantendo alle retrovie una gestione meno complicata. Un leitmotiv, Runfola vs Rovatti, che ha lasciato ben poco spazio alla fantasia. A vincere sarebbe stato soltanto uno dei due, con ruoli definiti fin dalla conclusione del primo passaggio di entrambe le speciali. Uno scambio di battute che ha garantito assoluta incertezza, con 2 secondi e 4 a registrare il massimo distacco tra i due in tutta la gara. Sui chilometri della penultima speciale, ribattezzata Valle della Trossa, ma meglio conosciuta come Micciano, Michele Rovatti, con Valentina Catona alle note, ha fatto sentire le sue ragioni, mettendo tra la sua Clio R3 e quella di Marco Runfola un secondo e sette, portandosi a soli 7 decimi dal siciliano e preannunciando un'ultima speciale ad alta intensità emotiva. Lì, tra chilometri di Montecatini e Val di Cecina, Runfola non si è fatto certo intimorire, facendo registrare il quinto scratch di giornata ed assicurandosi la vittoria assoluta. Marco Runfola, prima volta qui a Pomarance, sei il nuovo campione, oggi hai vinto, è regolato un certo Michele Rovatti che qui in Toscana non è diciamo l'ultimo arrivato. Sì, è stata una bella vittoria sudata fino alla fine, anche perché Rovatti nella penultima prova speciale ci aveva fatto ben intendere che non si sarebbe arreso così facilmente, quindi ci è toccato dare il tutto per tutto nell'ultima prova speciale, riuscendo per fortuna a conquistare la vittoria. È stata una bella soddisfazione, perché correre con la propria fidanzata e condividere insomma un assoluto è un qualcosa che mi gratifica tanto.
Beh, Corinne Federighi, non poteva esserci epilogo migliore per questa stagione. Sei la campionessa italiana femminile. Oggi ti porti a casa anche il primo successo assoluto, però nell'insolita veste di navigatrice. Com'è andata? No, mi sono assolutamente divertita. Tra l'altro non pensavo di prenderla così bene. Marco è stato veramente eccezionale, io mi sono fidata fin da subito e quindi direi che siamo molto contenti di come è andata, anche perché non è stata semplice, ce la siamo lottata fino all'ultima prova. Beh, ci sarà un proseguo in questo senso, in questi termini, quindi Marco pilota e Corinne copilota, oppure invertirete magari anche i ruoli? Il ruolo principale di Corinne da buona campionessa italiana è quello del pilota. Spero che continueremo comunque a divertirci ogni tanto con qualche gara insieme. Michele Rovatti, ci hai provato fino alla fine, beh oggi qualcosa è andato storto, non tutto è andato per il meglio, beh Marco Runfola comunque ti ha dato un bel da fare. No, non è andato niente storto, è andato tutto bene, è solo stato più bravo e quando va ammesso va ammesso. Io più di così non sono riuscito a fare. Va bene, quindi secondo posto, una gara combattuta così, accetto sia il secondo che il terzo. Sul terzo gradino del podio è salito Roberto Tucci, ovvero colui che nell'ultimo mese si è confermata prima alternativa ai primissimi. Con la Renault Clio Super 1006, affiancato da Gianpietro Michalizzi, il livornese si è espresso sui livelli abituali, mantenendo la posizione fino all'arrivo. Destra, sinistra, due, chiuda il tondo, tieni, apre. Destra, sinistra, due, chiuda il tondo, tieni, apre. Subito anticipa destra 5, chiuda il tondo, tieni, apre. E attenzione, stacca, destra 2, prima del cartello, tieni, apre. Destra 2, prima del cartello, tieni, apre. Roberto Tucci, terzo assoluto qui all'arrivo, beh diciamo con queste due Clio R3 là davanti non c'è stato niente da fare, oppure c'era qualche prospettiva più positiva per te? Beh, forse qualche prospettiva c'era, e un fondo sicuramente che non è dei migliori per me, era tanto non ci guidavo, sono comunque soddisfatto dei tempi che abbiamo fatto subito stamani. E a prescindere da qualche problemetto qua e là, e poi sugli ultimi due passaggi non abbiamo più, dopo aver preso i primi 9 secondi ci siamo diciamo adagiati senza più cambiare le gomme e mantenere le gomme da bagnato fino all'ultimo passaggio, e ora abbiamo rischiato di buttare via il terzo sulla penultima, andati in fossa, sapevo cosa fare per complicarsi la vita, abbiamo recuperato nell'ultima, è andata bene, dai, sono veramente soddisfatto. Di tutto, sono soddisfatto della macchina di Paolo che ci segue e ci dà le dritte giuste, sono contento di Pietro e dell'aiuto che mi dà, della scuderia ci aiuta sempre, è stata una bella gara, sono contento, soddisfatto veramente. Che con la Renault Clio Williams fosse al debutto nessuno se n'è accorto, perché la performance di Nico Signorini e Leonardo Marraccini, più che al confronto di classe, ha guardato all'attico dell'assoluta, concludendo in quarta piazza. Su terra, e come ha dimostrato a Pomarance anche su asfalto, Signorini è riuscito a contenere la verve di Luca Pierotti e Emanuela Milli, ancora al loro agio sulla Peugeot 208 R2B. Un'altra prestazione sopra le righe per l'avvocato lucchese, valso la supremazia nei confronti di vetture certamente più performanti della sua 1006 di gruppo R. Luca Pierotti, quinto assoluto sulla Peugeot 208, beh non è una novità perché da quando sei passato a questo tipo di vettura sei stato protagonista di ottime performance. Sì, sicuramente un bel risultato, non è stato semplice, specialmente l'avvio, abbiamo avuto qualche problemino di setup, non avevo mai corso in questa configurazione, all'inizio specialmente è stata dura trovare subito il dialogo con la macchina, specialmente in frenata. Poi strada facendo siamo andati nella direzione giusta, abbiamo migliorato la vettura e è migliorata anche la nostra posizione in classifica. Abbiamo raccolto penso il massimo che si potesse raccogliere. Soddisfatti all'arrivo anche Fabio Pinelli e Marco Nesti. La loro Renault Clio R3C ha centrato la terza posizione del podio di classe, tenendo ben presente che a precederla sono state quelle di Marco Runfola e di Michele Rovatti. Una prestazione valsa anche la sesta piazza dell'assoluta.
1 più sull'uscita, 100 stacca ritarda, sinistra 1 meno scivola, lunga, apre, tieni, sale, bella entrazione, 100 via giù, stacca ritarda, sinistra 1, chiude 2 più e apre, 1 meno giracorda, sul ritardo a destra 2 più no, gira lunga, tieni, 200, stacca ritarda, sinistra 2 più gira vai corda, su scende con destra 1 più, esci largo, 30. Per Regis Tovani e Gianni Lartini, in gara su Renault Clio Super 1006, il rally di Pomarance ha confermato che con l'aspirata francese è ancora possibile regalare spettacolo. A frenare il pilota della media valle è stata la ruggine, con un periodo prolungato di tempo passato più a pianificare il finale di stagione su vetture di ultima generazione che a puntare sul sicuro nelle gare di zona. Una parentesi chiusa con una prestazione più che positiva, appannata da un errore nella scelta delle gomme nella fase centrale di gara. E Gistovani, qui all'arrivo del Rally Day di Pomerance, beh, un rientro tutto sommato positivo, ti abbiamo visto abbastanza in forma adesso su questa Renault Clio Super 1006. Sì, è un anno che non corro per motivi un po' familiari e sono contento di... L'ultima gara è stata proprio questa l'altro anno, pensa te, quindi mi stavo un po' levando la ruggine ora sulle ultime prove. Abbiamo sbagliato al secondo giro le gomme, abbiamo messo delle gomme da asciutto che... ci siamo rovinati, se no il risultato poteva essere un attimino molto meglio, però insomma dai, ho visto che sulle ultime due prove ho fatto un terzo assoluto e vuol dire che ci sono sempre, ci sono, quindi dopo parecchio tempo di fermo. In ottava piazza hanno concluso Leopoldo Maestrini e Daniele Michi, attardati da un problema all'idroguida sulla Renault Clio Super 1006. Per il pilota di Scarlino, alla nona gara in carriera, qualche spunto evidenziato nella fase iniziale, dove era riuscita ad insediarsi a ridosso della top 5. Nona posizione assoluta per Roberto Pineschi e Lorenzo Bogi su Peugeot 106 Kit. Destra 4, 20, destra 2 gira forte Ricangelo. In sinistra 3 in due tempi diventa 3, 3 in due tempi diventa 3, in accenno destro non tagliare, in accenno sinistro, in destra 4 meno, 20 sinistra 4 meno meno, 20 destra 3 meno lunga, ritarda poco apri, ritarda poco apri, 20 sinistra 4 meno corta, 4 meno corta, 40, accenno sinistro, in destra 4 meno meno tieni, in tornante sinistro. Bravo. Destra 5. Mentre a chiudere la top 10 è stata la Citroen DS3 R3T di Simone Boscariol e Tecla Chitarro, promossi da una posizione a danno di Emanuele Perucci e Decidio Dalle Luche, esclusi dalla direzione gara per aver mancato un controllo a timbro. È stato questo il Rally Day di Pomarance, edizione 2016. Buonasera amici sportivi. Abbiamo qui con noi in studio una coppia che per la prima volta è da noi e ci spiegherà come mai ha l'amore per questo nostro sport, il motorismo. Alla mia destra Michele Rovatti, classe 1978, alla mia sinistra Valentina Catone, 1984, come data di nascita. Coppia di fatto e recentemente sono anche arrivati secondi al Pomarance, ma questo è... Per quanti i decimi? Pochi, 0,8. 0,8. 0,8. Manco fosse un tasso alcolico di uno di quelli che dice l'ho beccato per 0,8. Ma com'è stato Runfola che giusto una settimana fa era seduto al tuo posto? Com'è stato? Te lo riassumo in due parole, è stato bravissimo, perfetto. Mi ha dato il filo da torcere, pensavo di riuscire a farcela, ma mi ha sempre tenuto botta e mi ha risposto rimettendomi nella mia posizione. Senti un po', 8 decimi è proprio dura, Sì. La pillola è dura da mandare giù. No, è stato bello così,
insomma, come dice sempre Michele, sono belli i rally quando te li giochi, perché se devi andare a vincere, il secondo magari rimane a 30 o 40 secondi da te, non c'è gusto. Invece dico, così sparava sulla Croce Rossa, cosa corrono a fare? No, no, invece così bello. Senti un po', ma è sempre così sorridente, Valentina? Sì, sì. Anche in macchina? Sì. Anche quando sbaglio una nota? E lì si va dal troppo sorridente al troppo nervoso, non c'è una via di mezzo con Valentina. Ma come l'hai conosciuta? Sta è lunga la storia. Io l'ho fatta anche a... Allora, ti faccio le stesse domande che ho fatto a Rufo e alla Federica. No, la fammela, quindi... porta bene magari. Infatti, come hai conosciuto Valentina? L'ho conosciuta perché cercavo una navigatrice. Cercavo una navigatrice e si è iniziata a correre prima che poi si diventasse coppia nella vita. Nel lontano 99? No, che lontano, nel... Ah, non hai iniziato con lei? No, no. Rifo, non è vero. Andremo bene così. Tu la prima gara mi hai detto che l'hai fatta nel 99, giusto? Sì, prima gara. E l'hai fatto con l'Alta Valdicesina? Sì. Le belle strade là sotto della Maremma, eccetera, così. Oltretutto un caldo. Un caldo. Sì, perché lo fanno sempre. Però il caldo non me lo ricordo, perché dal 99 a ora è passato un po' di tempo. E poi dopo invece hai conosciuto Valentina e da lì avete fatto coppia e... Però quando mi hai detto prima che com'è andato l'IRC quest'anno? L'IRC è andato bene, è già il terzo anno di fila che si vince. Quest'anno abbiamo rivinto un'altra volta, la prima volta con la Clio R3. E boh, si è vinto due gare su tre, una per la seconda perché abbiamo forato e quindi per colpa mia siamo arrivati secondi. Quindi. Senti un po', ma quando c'è da cambiare una gomma, come fai? Tipo, allora la solleva lui perché. Ahimè, sono piccina, ma voglio... Iper veloce con le mani, tra, ma esatto, però, cioè, visto che... Quanto fate nel cambio gomma? Quella al Casentino ci è capitato, ci abbiamo messo troppo tempo, abbiamo perso tantissimo tempo a trovare un posto dove cambiarla. Quanto ci abbiamo messo? Quasi 3 minuti. È tantissimo. Troppo. Però mi do da fare. Cioè, dite un po', domanda che non ho mai fatto a nessuno. Aspetta. No, è vero, eh? Che differenze trovate voi fra le normali gare toscane e l'IRC? A parte i numeri degli iscritti. Vabbè, chilometraggio, perché comunque sono gare più lunghe e sinceramente anche l'organizzazione. Non, senza nulla togliere a nessuno, perché sennò sembra di puntare una pro IRC, però hanno un contesto, un coinvolgimento dei territori e un interesse, almeno per quel che mi riguarda, per tutti, che magari nelle gare di zona non lo trovi. Le gare di zona c'hanno l'idolo e il locale e compagnia varia. Com'era questa Clio R3C con la quale... Bella, molto bella. Ma vabbè, è semplice di dare un aggettivo bello, ma un qualcosa tipo, non so, scattante... Un po' tipo cavallo selvaggio da domare, sì, te lo trovo? No, ecco. Trovami un qualcosa di un po' più aggraziato. È un po', ecco, no, io volevo dire un po' rognosa, nel senso che è una macchina che non è che sali, pronti via e te la trovi tutta giusta per te. Bisogna sapersela adattare, è un vestito che ti devi un po' cucire addosso e Michele, secondo me, è stato bravissimo, l'ha portata veramente alla perfezione su qualsiasi tipo di asfalto. E condizione, no, è vero, secondo me è molto bravo ed è comunque però una macchina complessa perché, ripeto, con tutte queste regolazioni che ha devi veramente saperla gestire. Bene, quali regolazioni ha? Sì. Nel senso, da quando te la scaricano dal carrello e la provi, c'ha un assetto base oppure già in base? Io ho la mia base, però su tutte le gare che abbiamo fatto, in base alla temperatura, alla grana d'asfalto, tutto cambia. Magari ti sposti un po', poi vabbè, per non parlare della pioggia o del biciclo. Senza la solita classica durezza di barra, 2-3... Sì. No, barre no. Si va dall'estensione a compressione, a bassa velocità, alle molle, le geometrie. Cioè, ce n'è tanti fattori. Bella bestiolina, insomma. Sì. C'è tante varianti. Sì, è complicata. E non trovi mai la soluzione proprio perfetta, perché... Ma se dovessi dire... È la parte che ti piace di più di questa vettura, non so, nel guidato, nel misto, nel veloce? Nel guidato. Perché? Perché è sincera oppure guidato dove la metti sta? Perché hai tanta trazione, coppia bassa, riesci a uscire dalle curve anche con una marcia un po' più lunga, però ti permette di andare via. E adesso la mitica domanda alla caffè. Cosa volete fare l'anno prossimo?
L'anno prossimo la nostra idea è di rimanere nell'IRC, di rimanere nel trofeo Renault. Vediamo che tipo di montepremi mettano un palio e cosa butteranno fuori a livello di premi, perché noi dobbiamo stare su un trofeo, perché comunque col budget che abbiamo, se no si farebbe poche gare. Quindi... E allora terminiamo il discorso budget. È così difficile secondo te, Michele, trovare o mettere insieme il budget per correre? Queste sono domande che lo facciamo perché sappiamo che i nostri telespettatori sono molto concentrati sul fatto che San Budget purtroppo è sempre più difficile da andare a quagliare come tale. Io non lo so per gli altri, per me, per noi è molto difficile. È molto difficile, duro veramente fatica e tutti gli anni perdo sempre qualcosa. Non per colpa mia fortunatamente, ma comunque è un fatto di crisi, un fatto di tanti altri fattori dietro. Senti un po', Valentina, è un regalo nel cassetto per Natale? Che lui deve fare a me o io a lui? Dipende, sei libera di scegliere. Se io potessi fargli un regalo, gli vorrei regalare un bel K11, magari al Casentino. Un regalo per me è... Una gara su terra. Una gara su terra. Vai, sì. Com'è nata la vostra passione per i motori? E questa è veramente l'ultima. Dai, raccontami. La mia è nata tramite delle amicizie che correvano, ma hanno iniziato a portare quando andavano a fare ricognizioni, ma erano tutti matti. Io dicevo, cioè, inizialmente avevo anche paura, poi mi prendeva sempre di più sta cosa. Ma ero bimbetta, avevo avuto 16-17 anni, portavo la notte a provare nottate intere sveglie, e di lì è sempre stato uno scalino successivo fino ad arrivare dove sono. E tu invece? I miei fratelli. Siamo in 5, tutti maschiacci, anche le ragazze, e seguivamo il... E tu cosa sei, la capostipite oppure? Io mi sa che vinco tra tutti. E mi portavano a vedere queste gare, e passione, poi mio fratello iniziò a correre e io ho seguito le sue impronte. E tu hai cominciato a dire, ma io cosa sto fermo a fare? E devi andare. Poi è scoppiato l'amore, tanti saluti. Ciao. Vabbè, insomma, coppia di fatto, coppia di appassionati, mettetela come volete, per noi l'importante è che amino il nostro sport. Sono due protagonisti, è la prima volta che li abbiamo presentati e crediamo di aver fatto cosa giusta per voi. Amici sportivi, eccoci con una coppia di fratelli da corsa, i famosi Ancillotti Brothers. Alla mia sinistra il più giovane Cosimo, 1979. Buonasera. Alla mia destra il più longilineo e vetusto Lorenzo. Buonasera a tutti. Del 74, solo 5 anni. Vecchietto. Oddio, Cosimo non è un nome tanto fiorentino. Vabbè, nella famiglia dei Medici c'era comunque Lorenzo e Cosimo il vecchio. Quindi... Non ha avuto molta fantasia questo padre. Uno Cosimo, altro Lorenzo, Guccio. Siete gli unici due figli? Sì. Vabbè, il terzo magari lo chiamava Guccio. No, la facevamo tutta veramente. La allora, è importante perché loro corrono insieme con una macchina che io reputo molto simpatica, la Opel Adam, e hanno cominciato con la Citroen C2, anche se ho dei dubbi perché secondo me Lorenzo è una pertica col cavolo che entra nella Citroen C2, però la cosa bella è che loro, a parte che siete andati a Firenze nel loro ristorante, mamma mia, li trovate in sala mentre brocolano le turiste, le donne, eccetera, che ci sono... E io credevo che fossero in cucina, invece loro sono lì perché devono tenere la verve del pubblico. Comunque si mangia molto bene da loro, potete anche andare. Loro hanno scoperto i rally perché sia loro padre, sia il fratello di loro padre, cioè loro zio. Fratello della mamma. Della mamma, ecco qua, mamma. Invece la mia battage, però è uguale. Okay, praticamente correvano i rally anche loro, quindi la generazione dopo, stesso amore. Dopo tutto il tempo che si passa al chiuso, in sala, eccetera, e a contare i biglietti da 100 euro, basta, si vanno a spendere. Stesso amore. Un po' bene, ormai dai su, non è più come una volta, però... Sì, meno male ci sono i russi che vengono... Beh, con quelli da 500. Ma è vero che ci hanno tirato fuori il rotolone? Nel rotolino, sì, è vero. Niente carte di credito loro, allora arrivano lì con i violoni, devi andare. Fantastico. Una cosa incredibile. E le russe invece come sono? Ragazzi, sono... Io lavoro con la moglie. Sono due persone. Io idem. Care signore mogli, mi spiace, ma adesso questa è una intervista verità. Comunque. Perché adesso la mia domanda era quella di dire, non parliamo di rally, ma come si fa a brocolare una turista? Eccoci. E lui ha un sorriso così accattivante che secondo me...
ci riesce anche. Vero? È più portato di me, sicuramente. Tu invece c'hai questa barba un po' da mezzo talebano. Meno male, l'ho anche accorciata adesso. Da po'. Infatti, dai, è vero, sì. Comunque, ragazzi, dai, ma è vero che c'è questa crisi galoppante anche nel vostro settore? Allora, senti, noi abbiamo il nostro locale, è proprio situato nel centro di Firenze. E, eh sì, loggia e porcellina, voglia. Diciamo che siamo un pochino più fortunati rispetto a tanti altri ristoranti della zona, oppure comunque del comune di Firenze, limitrofi o della periferia, perché abbiamo solamente un momento di crisi, un momento di flessione in negativo nel periodo di febbraio e il periodo attuale, insomma, un paio di settimane a novembre. E quando c'è la piena dell'arno, un attimo. Che lì... Esatto, sì. Però negli altri periodi... C'è quella difficoltà a servire i tavoli con le pinne, però vabbè, insomma, vabbè, quello... Comunque va sempre bene, dai, la Toscana è famosa per tre cose. A parte quelle che abbiamo detto prima che non si possono non dire. Si dicono. Ma la cucina, esatto. Poi i Chianti e... Chianti e i Rally. I Rally non è male, è vero. Beh, ragazzi, no, vabbè. Da toscani e fiorentini, voi lo sapete che la Toscana è la regione dove si corre di più. Sì, sì. Esatto. Io lo dico tutte le puntate, così adesso magari il nostro regista di Rassi è sempre monotono. Credo insieme al Veneto. No, no, assolutamente no. La Toscana è la prima regione percorsa e la seconda è la Sicilia. Ah, ok. Le altre sono molto molto lontane. E oltretutto, effettivamente è da un po' di anni che, mentre prima c'era questa grande influenza di piloti veneti che dettavano le generalismo, adesso invece c'è la maggior parte di piloti toscani sui Mercedes. Si sta spostando. Giovani. Quindi, nonostante tutto, Cosimo, perché avete scelto l'Opel Adam? Che io reputo che sia una macchina simpatica. Molto simpatica e molto performante. L'abbiamo provato l'anno scorso al Pomarance la prima volta e ci siamo divertiti. L'abbiamo riutilizzata al Casentino, è andata bene e adesso ci ha corso lui da solo a Pomarance questa domenica. Cos'hai messo un manichino di piazza? con un fagotto. Ero con Sandro Sanesi. Ah, grande Sandro, sì, perché io non l'ho potuta preparare, quindi, però è una bella macchina, sì. Decisamente. Beh, un po' anonima, bianca però. Sì, vabbè, con i colori Opel. Io l'ho rifatta viola, per esempio. No, viola. Viola no, con scritte gialle. Macchina viola. No, ma sempre vabbè, porta male. L'hanno presentata in Germania, viola, per quello te lo dico. No, questo no, non lo sapevo. Però credo anche che... perché te le vendono multicolor, eccetera. Bianca e viola con i gigli e cose varie, ce l'abbia già la scuderia. Non si fanno nomi di scuderie. Non è vero, però è vero. Sono abbastanza famosi. L'abbiamo intervistato l'anno scorso con il buon Lorenzo Caffè, il buon Messeri, che quando ha presentato la scuderia che doveva fare tutto quella mega presentazione a Firenze poco prima della di Monza, periodi come questi. Quindi voi, diciamo così, per voi è una valvola di sfogo correre. Bravissimo, un hobby, anche perché comunque, almeno per quanto mi riguarda, siamo entrati nel mondo dei rally 2 anni fa, quindi molto, diciamo, tra anziani. Però siamo allo stesso tempo siamo competitivi, è un hobby, ok, ma siamo anche competitivi, ci mettiamo sempre in gioco e vogliamo sempre migliorare. Anche perché per stare al passo di questi giovani che magari oppure anziani ancora sempre tra virgolette ma che hanno cominciato 20-25 anni fa, se non ti metti un po' in gioco magari con delle istruzioni seguendo dei corsi di pilotaggio eccetera, rimani sempre, ma la macchina è vostra? Rimani sempre indietro. La C2 è nostra, l'Adam noleggio. Lui mi dice di no, ma secondo me gli ha fatto la bombata, che non ci sta nella C2. Col casco, si incastra col casco. Io ho provato, ragazzi, non ci stavo. Giù e basta il sedile. Ah, avete abbassato tutto, cioè proprio lì, più piasso non si può. Cosimo, ma come mai il ristorante si chiama Mamma Mia? Non c'entra niente con l'intervista ai motori, ma come mai? No, l'ha aperto lui insieme a sua moglie, io sono entrato poco dopo, però penso che sia... Ed è l'espressione che appena sei entrato hai visto, ma mamma mia! No, è comunque un'espressione che anche i turisti di tutto il mondo conoscono, mamma mia, viene ripetuto anche da Quindi tutti. Quindi è frutto di una esagerata azione di marketing?
Sì, dai, vabbè, come ha detto Cosimo, è una parola che più o meno si conoscono tutti a livello mondiale, quindi cioè, poi è notoria, tante canzoni, dai Queen agli ABBA. Vero, vero, vero. Va bene così. È bello, insomma, è bello verificare che... Ecco, com'è nata però, dai, la vostra passione? A parte il fatto che abbiamo scherzato all'inizio perché papà è vostro zio. No, la passione è proprio nata da lì. Per cui siete quelli che al martedì andate a correre in edicola dove c'è autosprint e tutte queste cose qua? Li comprava il babbo e noi li leggevamo, sì, li sfogliavamo più che altro, sì, quello me lo ricordo. E dalle macchinine, che insomma... Le vecchie, insomma, tutta la trafila. Mi ricordo proprio il Cadet 131, quindi insomma io ti parlo di fine anni 70, chiaramente. Calcolando che effettivamente fare il ristoratore poca gente sa o crede che uno sia un lavoro così molto tranquillo. Facilissimo. Non sa esattamente cosa vuol dire avere un locale, soprattutto fare il ristoratore. Quando praticamente tu trovi il tempo per andare a prendere le note o fare altro, o andare a fare un po' di... Ma il tempo non è, chiaramente non è facile trovarlo, siamo fortunati perché abbiamo degli ottimi collaboratori che ovviano alle nostre assenze, quindi organizzandoci un attimino i turni di lavoro, oppure chiaramente anche le nostre mogli, sacrificandosi, stando un attimino più nel locale. Siete i secondi ristoratori che intervisto. Ah, sì? Il primo è stato Emanuele Forieri di Follonica. Ah, perché miseria, sì, Emanuele. Sì, per cui, sì, solo che lui c'ha anche catering adesso. Si è espanso. Noi invece siamo in trattativa per... Vabbè, ora no. Basta, non si fa pubblicità perché se no meglio non dire niente. 10 cene gratis. Non abbia portato male perché... Caro il mio regista, saremo ospiti a Mamma Mia, andiamo a Firenze e tanti saluti. Molto volentieri. No, è una cosa carina, adesso si ride, si scherza, però come ben vedete noi vi presentiamo i personaggi perché soprattutto non chiediamo mai i risultati o in teoria non lo facciamo evidenziando questo o quello. L'importante è che devono essere appassionati, perché il nostro slogan è la passione ci unisce. Certo. Quest'anno, l'anno scorso era solo per passione. L'anno prossimo abbiamo già deciso lo slogan, ma lo diremo solo all'ultima puntata. Okay. Però c'è sempre dentro la parola passione, perché è questo che è il fulcro, la benzina della vita. Se uno fa le cose senza passione, dai. No, non le fai. Sia nel tuo lavoro, sia nel lavoro, sia negli hobby, eccetera. Rimangono incompiute. Noi ve li abbiamo presentati, sono simpatici. Sanno divertirsi, quando hanno tempo corrono in automobile, meglio di così, i fratelli Ancillotti. Cosa volete di più? Lorenzo e Cosimo. Grazie. Buonasera. Alla prossima. Arrivederci, buonasera. Eccomi ancora una volta con la famiglia Lucchesi, vera famiglia sprint e soprattutto racing. Alla mia sinistra Titti, che quest'anno ha vinto il campionato regionale con Luca Artino, ormai la conoscete veramente tutti, uno dei due eredi, Christopher, esattamente con CHRISTOPHER, questo è il suo nome, Christopher, un po' più difficile no? No. Progenie di tutto quanto, Gabriele all'estremo. Ora vi domandate perché continuano ad essere qui, a parte che è simpatico perché si parla sempre di corse, racing, di ciò che fanno, di passione. Il problema è che oramai il tempo però non passa solo per me, ma questa sera Gabriele mi ha purtroppo detto che è in procinto di non essere più pilota a tempo pieno, perché invece dovrà occuparsi della crescita di suo figlio Christopher. È così? Sì, è così, è così. Ormai lui ha quasi 18 anni, quindi ha una passione che ormai nella nostra famiglia esiste da parecchio tempo e ci piacerebbe che lui vada a macchina al posto mio. Sicuramente lo farà con la sua mamma e io sicuramente lo seguirò. Quindi, come al solito, faranno tutte le cose in famiglia, che è la cosa migliore che c'è. E... Oh, 17enne. Quando è che... Manca poco, eh? Sei lì a contare i giorni?
E ormai già da un bel po' che li conto i giorni, lo so, perché a febbraio ci siamo quasi arrivati. In effetti Christopher ha già debuttato nelle corse, ma in pista, perché in pista c'è un regolamento particolare che permette di far correre i non patentati. Però la passione è tanta, le corse su strada ovviamente sono nel suo cuore, e d'altra parte con due genitori così, cosa volevate che facesse? Il tiro con l'arco? Non proprio, quindi insomma 18 anni a febbraio. Ancora poco. Per cui ti daranno il mitico foglio rosa e poi? Poi dopo un mese la patente e poi si può iniziare un po' a correre. E così comincerà a la strada tutta in salita, perché al suo fianco ci sarà la Titti che dovrà educarlo. Quindi meglio di così, dai, raccontaci. Come hai idea di impostare questo discorso? Ma lui è già un pochino impostato, perché correndo in pista ascolta e sa anche il fatto suo, devo dire, sinceramente. Sa bene, cioè ha corso con la Twingo, la conosce e la manda. Ma più che altro è perché mi ascolta, non fa di testa sua. Cioè ascolta i consigli, ascolta le note, che non è semplice, sinceramente, per un ragazzino di 16 anni quando ha cominciato. Quindi può avvenire su bene. Quindi tu sei doppiamente contenta, e come navigatrice e come mamma. Sì. Perché l'ascolta, vedi? Poi se per caso ogni tanto commetti una marachella, succede. Siamo alle prime armi, siamo. Nelle corse è così. Non gli conviene. Eh? Non gli conviene. Perché? Perché lo so che vuol dire avere accanto lei. Beh, ho capito, però insomma tu in questo caso devi fare l'ufficiale pagatore e basta. Sì, sì, io punto sì. Punto e stop. Vero? Vero. Loro si divertono e io pago. E io pago. E io, come dicono in una famosa trasmissione, e io pago. Bello però. Vero? Un pater familias così. Vedi? Non trovi nemmeno. Vedi così. Non trovi nemmeno la difficoltà di dover andare a recuperare il famoso budget. Non è vero. Via. Prima me l'ha detto. Però bene o male, tutti quelli che hanno aiutato la tua famiglia, il tuo padre e tua madre a correre, eccetera, magari adesso troveranno un sistema di poter allungare questa simbiosi con te. È una bella cosa in questi periodi poi. Sì. Con che vettura hai intenzione di debuttare? Beh, sicuramente con R1, perché cioè, deve correre per forza con quella. Il regolamento è abbastanza stringente. Sì, per il primo anno della patente. E poi dopo si salirà di categoria, almeno si spera, R2 e su via. In effetti farlo è molto timido, ma nel senso non perché è timido così, perché parla quando non è davanti alle telecamere, magari è la stessa cosa quando è dietro un volante, oppure... Quando è dietro il volante è proprio concentrato. Infatti, vedi? È proprio concentrato. È come il doppio concentrato. È proprio un altro ragazzo. Cioè, il ragazzino, vi faccio l'esempio di quando ha corso in macchina, il ragazzino di 16 anni che ride, però quando è in macchina cambia proprio, come si dice... aspetto, espressione, diventa proprio serio, concentrato e va. E gli occhi a bombare a parabrezza quasi, così almeno, sei lì ad andare lì sempre oltre, perché più vedi lontano meglio è, eccetera. Sì. Ma cosa ti aspetti da questo fatto che a questo finalmente sogno fra poco si traduce in realtà? Di divertirsi. Che è la cosa basilare, bravo. Sì, e poi se viene qualche risultato è ben accetto. La cosa migliore è divertirsi. La passione ce l'hai, si vede, perché d'altra parte... Poi iniziando ora non è che ci si può aspettare più di tanto, via. Però già divertirsi è già un bel traguardo. Questa è la grande verità. Capite che però la famiglia Lucchesi è bello, perché è praticamente... Quanti anni è che tu sei sulla breccia qua in Toscana? Io ho iniziato a correre nel 1988 come navigatore. Nell'88, sì. Pensate. Con un Alfa Sud. Poi su da uno turbo, insomma, sono andato sempre avanti. Poi nel 2000 abbiamo iniziato proprio a correre io e mia moglie insieme. Io guidavo, lei navigava e abbiamo vinto qualche gara. Ci siamo divertiti tanto, è uno sport che ci fa proprio piacere farlo. Ci si diverte, abbiamo tanti amici, tanti sostenitori e questo ci fa piacere. Vuol dire che qualcosa abbiamo costruito. Spero che Christopher... se la cavi, ma non che anche se non vince, però che si possa divertire e che stia sempre, il consiglio mio, il consiglio della sua mamma, che stia sempre con i piedi per terra, perché in questo mondo qui c'è molti vanitosi.
e questo mi dispiacerebbe lo facesse lui. Lui deve aiutare, deve dare la mano a chi può aver bisogno. La realtà è proprio esattamente come l'ha descritta il buon Gabriele, perché mentre prima eravamo a cena di fronte a una normale pizza, mi ha colpito una frase che ha detto, del senso: non ci si diverte più come una volta, ed è una cosa che fondamentalmente io da tempo vado dicendo, perché è vero, forse la gioventù, i nuovi cultori dei realisti, eccetera, non sono più così come lo eravamo noi anni fa. È vero. Magari guardano più alle cose futili e non alle cose più concrete, o no? Te ne sei accorta anche tu? Sì, 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 è vero così, sono cambiati i tempi, un po' per tutto. Sono cambiati perché innanzitutto sono diventati sempre più dispendiosi di tempo, energia, denaro. Di tutto. Però soprattutto in questo è stata una deriva che non è molto positiva. No, uno passa anche la voglia. Vero? Sì. È una bella cosa, perché fondamentalmente sapere e vedere che all'interno del loro nucleo familiare hanno potuto provare le varie gradazioni di piacere e di divertimento, adesso magari arrivare alla fine di una carriera dove Gabriele si trova a non divertirsi più, quindi a decidere di limitarsi magari nelle gare, certo non è che smetterà di colpo, magari ne farà non più 10 ma ne farà 2, per poi portare avanti però la candidatura a futuro pilota di suo figlio, è una cosa che io reputo positiva, perché è un insegnamento che loro danno. Loro sono una famiglia pilota, in questo senso, che è la prima che so che attuano questa politica, e come tale, così, siete un esempio da seguire per gli amanti dei motori, o no? Ma, cioè, non so io se noi siamo bravi o cattivi, cerchiamo perlomeno di dare il massimo a tutti, cioè perlomeno spazi a tutti, perché quando siamo a correre, tanto sappiamo che lunedì mattina noi andiamo al lavoro, la domenica è un piccolo ritaglio che facciamo del nostro tempo per andarsi a divertire, quindi perché dobbiamo essere uno contro l'altro? Dobbiamo divertirci, pensare a divertirci e basta. Se vinci, vinci, se perso, è perso, tanto è uguale, no? E a me mi piace guidare, è sempre stata la mia passione. L'ho trasmessa a Christopher e Christopher sinceramente è bravo, però voglio che lui non se ne vanti mai di questa cosa qui. Voglio che abbia rispetto sempre di tutti. Ti faccio una domanda un po' sibillina, era da tempo che te la volevo fare. Quest'anno tu hai vinto il Rally Città di Lucca, sì. Giusto? Ecco, a distanza di tempo, a bocce ferme, quando oramai è un bel ricordo, perché te lo ricorderai sicuramente come una giornata positiva, c'è stato qualcuno che magari ti ha dato qualche frecciatina, tipo è semplice vincere così perché si ritirano gli altri? Sì, c'è stato qualcuno che mi ha fatto dei discorsi un po' strani, però purtroppo... Le corse sono così. No, ma è vero, io sinceramente lo dimostrano anche i libri dei tempi, perché ci sono, insomma, basta andare sulle classifiche, tante volte ho regalato le gare io. Quindi a Lucca, devo essere sincero, me l'hanno regalata, perché io ero quinto o sesto assoluto, poi piano piano a forza di ritiri sono arrivato primo assoluto. Ricordiamo alla gente che lui, terminate le prove speciali, era secondo. Poi purtroppo... Chi era davanti, il corso con la Peugeot 208, eccetera, Antonì, ha fatto un incidente poco prima di arrivare sul palco e non ha potuto concludere la gara. No, però io quando sono arrivato al palco, che mi hanno intervistato, l'ho detto subito che non mi piace vincere così, perché non è neanche giusto, il vero vincitore è lui, è logico. Però il mio scopo era guardare la distanza che ci poteva essere fra me e Kubica, perché lui avevamo le due macchine uguali. Quindi ho visto che noi eravamo abbastanza vicini a un pilota professionista come Robert, che è una grandissima persona e lo stimo tantissimo, perché mi ricordo. Ha fatto veramente... Mi ricordo perché me l'hai detto, sì. Una grandissima persona. Ha fatto delle cose, ma veramente, non lo so, non è che lo vedo tutti i giorni, ci siamo visti delle volte sui campi gara, oppure magari anche quando si è fatto dei test, però si è dimostrato sempre una persona vera. No, a differenza di tanti piloti che abbiamo nelle nostre zone che... Invece... Sì. I famosi Giano Bifronte, come li chiamo io, no? Quelli che hanno due facce, davanti in un modo, poi sì. Quando si girano... Vabbè, insomma, queste purtroppo credo esistano in tutte, sono
azioni e reazioni presenti in quasi tutti gli sport. Io credo che invece la loro famiglia, la famiglia Lucchesi, sia il prototipo di una generazione di sportivi che amano il motorsport e come tale preferisco vedere e pensare che ormai loro si sentono, non dico arrivati, perché arrivati non è nessuno, però al vedere il fatto che un padre adesso anela che il proprio figlio, navigato dalla propria moglie, inizi a percorrere la strada che lo porterà magari, gli auguriamo, al professionismo o comunque a divertirsi, questa è una bella cosa, perché non sono in tanti che fanno come fate voi e questo è giusto che i nostri telespettatori lo sappiano. Io non so più nemmeno cosa scrivere, cosa domandarvi, per cui, anche perché se non sbaglio è la quarta volta che sono qua, alla fin fine fra poco gli dico, ragazzi, dopo quando daremo i numeri delle presenze in studio ci diranno, no, ma tu con loro c'è un aggancio, no, qua non paga nessuno, però fondamentalmente la realtà è che noi diamo spazio a tutti. E quando le notizie sono carine come queste, noi diamo spazio a chi parte con l'uno e a chi parte col 131, come è successo nel recente Pomarancia. La cosa giusta deve essere questa. Siamo, perché ce lo dicono, l'unica trasmissione di motori veramente seguita in tutta la regione, e questo ci fa piacere, perché? Perché anche noi siamo appassionati come loro. Signori, alla prossima. Arrivederci. Ciao. Con il braccino così. Ciao. A Magionede si è svolto un evento agonistico del tutto innovativo, Individual Race Attack, sfida per auto da corsa alla ricerca del miglior crono. In pratica, una corsa in salita, identica per regole e tipologia di gara, trasportata in pista, dove la distanza chilometrica di una salita è stata tradotta in giri del circuito. Presenti oltre 50 vetture di tutte le tipologie, tra cui anche semplici autostradali, purché il conduttore indossasse cinture, abbigliamento ignifugo e casco. Così facendo, vetture di categorie differenti hanno potuto competere nello stesso contesto con auto riservate alle competizioni. Come si inserisce nel contesto della provincia le attività dell'autodromo? Ma sono centrali sia rispetto all'attività sportiva che rispetto l'attività propedeutica all'educazione e alla sicurezza stradale. L'Automobile Club di Perugia è semplicemente il socio di grande maggioranza di questo complesso e con esso riesce a realizzare i propri programmi ed ad utilizzare la società AMUB, proprietaria di questo bellissimo impianto, come strumento per la realizzazione degli obiettivi. E poi io direi che non si colloca solo con riferimento alla provincia di Perugia, la regione dell'Umbria, noi abbiamo l'ambizione di considerare l'autodromo dell'Umbria centrale per lo sport italiano e con questo credo di non aver esagerato. Come vi è venuta l'idea di fare questa individual race? Ci è venuta per sfruttare le vetture che in questo periodo non fanno altre tipologie di gare e soprattutto quelle del salita, perché come saprete le gare in salita partono tardi e finiscono abbastanza presto nell'arco dell'anno. Quindi si trovano in questi periodi che sono inutilizzate e invece, tutto sommato, avrebbero piacere e voglia di correre in sicurezza e correre in una simulazione di una gara comunque. Possiamo chiamarla una formula innovativa perché si condensa in poco tempo e soprattutto dai non troppi costi organizzativi? È sicuramente innovativa, i costi sono veramente bassi, non solo, ma io aggiungerei anche questo, che quest'anno, non tanto grazie a noi, ma grazie ad ACI Sport, è prevista anche l'effettuazione in gare di questo tipo, la possibilità di utilizzare anche le vetture normalissime, cioè le vetture stradali. Ad ottenere il miglior tempo in assoluto è stata la Lola F3000 di Michele Fattorini, pilota umbro di Orvieto, che ha disputato le due manche di gara per un totale di 9 primi, 13 secondi e 46 centesimi. Alle sue spalle per un solo decimo di secondo l'Osella PA21 di un altro umbro, l'Eugubino Giovanni Rampini, primo anche fra i giovanissimi under 25, mentre terza è risultata la Formula Renault di Karim Sartori.
Quarto posto assoluto per il presidente della scuderia Speed Motor, Tiziano Brunetti, con la Radical SR4, impegnato quando non in gara nella stessa organizzazione dell'evento. Nella classifica dame ha prevalso Chiara Galli, gruppo A1004, su Peugeot 106 Rally e ha avuto la meglio sulla rivale Camilla Bisceglie, gruppo N1003, su Peugeot 1003. Da lodare infine la speciale classifica Over 80, che ha visto protagonista l'84enne Edoardo Suriani su una moderna Fiat 500. Una nota positiva è che simili iniziative sono frutto di idee innovative, permettono di legare l'attenzione verso l'automobilismo coi primi passi nello sport dei motori, dando anche agli autodromi la possibilità di ampliare l'attività in quei mesi dove le vetture da corsa sono generalmente ferme per assenza di eventi agonistici. L'impianto di Magione ripetirà questi eventi così in un prossimo futuro. Crediamo che in questo momento delicato per quello che riguarda il motorsport si debba aprire un pochino le porte anche a coloro che sono proprio agli inizi, cioè coloro che si affacciano per la prima volta all'automobilismo. Quindi stiamo sempre più puntando a far entrare in pista quei ragazzi, quelle ragazze che intendono provare il circuito. Innanzitutto qui con la massima sicurezza possiamo ospitare anche autostradali e oggi ne abbiamo ospitate anche a questa gara per la prima volta con questo nuovo regolamento anche autostradali, quindi con una licenza entry level, diciamo una prima licenza e con un certificato medico oggi anche alcuni si possono accingere a con le auto stradali a correre in pista. Quindi cerchiamo sempre più di rilanciare queste persone, di avvicinarle all'automobilismo. Archiviata la prima edizione dell'Individual Race Attack, Magione attende ora l'appuntamento classico di fine stagione, la 100 miglia turismo in abbinamento alla 2 ore per auto storiche, che è in calendario il 3 e 4 dicembre. Ed eccoci dunque a parlare del terzo rally della Fettunta, oramai imminente. Siamo con Marco Piazzini, che è uno degli organizzatori, e ci troviamo in un punto molto importante. Ci troviamo all'angolo tra le vie Santa Macerata e via di Campoli. Qui si disputerà una delle più importanti, delle più significative prove speciali. Marco. Sì, questo è un punto strategico di una delle nuove prove che abbiamo inserito quest'anno. È uno dei bivi dove già sono passate altre edizioni di altre gare. Siamo lungo le vigne del famoso vino Tignanello, quindi un posto magico. Dicevamo punto strategico, ma ancor di più punto importante sotto il profilo sportivo ed anche del territorio.
Sì, esatto, è un buon punto. Vogliamo parlare un po' delle novità del Fettunta 2016? Allora, quest'anno abbiamo cambiato completamente la gara. Siamo alla terza edizione del Rally Day, però siamo comunque alla 38esima edizione del Rally della Fettunta. Quest'anno abbiamo aggiunto anche il Rally Storico, che è alla sua 14esima edizione. E le novità sono soprattutto per quanto riguarda il percorso. Una prova uguale agli scorsi anni e due prove nuove. Le due prove nuove ed altre particolarità le sentiremo a seguire nella nostra conversazione da Matteo Corti, che è un altro organizzatore. Ah, non abbiamo ricordato la scuderia. Scuderia Valdelsa Corse. Gloriosa scuderia non nuova ad eventi di qualità. Matteo Corti, altro pilastro dell'organizzazione. Molto atteso qui il Fettunta. Sì, sì, c'è molta aspettativa sul rally, sempre tutti gli anni, che ormai è già 3 anni che è ritornato dalle nostre parti e quindi insomma c'è molto entusiasmo. Ecco. Come è nata l'idea di farlo tornare su queste strade? Praticamente è nata parlando con il nuovo sindaco, che ormai è in carica da 2 anni, Baroncelli, e cercavano un evento che portasse un po' di movimento nei mesi più bui, insomma nei mesi un po' più morti della stagione. E quindi venne fuori questa idea e l'ha provata a pieno e da allora stiamo andando avanti con questo progetto. Vediamo anche altre cose, il percorso. Allora, sì, praticamente il percorso di quest'anno è su 3 prove speciali da ripetere 2 volte, non in maniera in linea ma le abbiamo un po' sfalsate. E abbiamo la prova di Sicelle, che è uguale all'anno scorso e 2 anni fa. Questa, che è una delle 2 prove di novità di quest'anno. E in più abbiamo un'altra prova nel comune di Barberino, che si chiama prova di Fignano. E anche quella ha fatto parte del rally della Fettunta di tanti anni fa, quando ancora era sterrata, non c'era l'asfalto. Dovendolo definire, il rally della Fettunta, rally particolarmente tecnico, agonistico, che cos'altro? Secondo me le prove sono molto tecniche, non sono prove magari scontate, diciamo. C'è una bella dose di tecnica da mettere a punto per fare bene le prove, ecco. Risottolineiamo l'importanza e il buon connubio tra evento e territorio. Sì, sì, effettivamente è un buon connubio, visto il nome del rally e visto anche il periodo, e che da noi in questo momento c'è l'olio nuovo, che per noi è un evento perché è un grandissimo prodotto dalle nostre parti, e quindi sì, si sposa bene la manifestazione con questa cosa dell'olio nuovo. Quali sono i comuni capofila dell'evento? I comuni capofila sono i comuni di Tavarnello e Barberino, dove ci sarà a Barberino la partenza della manifestazione e a Tavarnello l'arrivo, e poi il comune di San Casciano e Castellina in Chianti. Le iscrizioni, ecco, che cosa possiamo dire per facilitare le iscrizioni, per avvicinare insomma coloro che vogliono partecipare all'organizzazione e appunto all'iscrizione all'evento? Niente, seguire il sito internet oppure su Facebook e seguire i nostri contatti e tenersi informati sulle iscrizioni, ecco. Rally della Fettunta, unico nel suo genere, va bene come slogan per concludere? Penso sì, potrebbe essere un buon slogan, dato un po' il periodo, come ho detto prima, e dato anche i paesaggi che ci circondano. Nel numero 39 di Toscana TV Motori parleremo del Rally di Monza e dell'imminente Motor Show attesissimo di Bologna. Vorrei ricordarvi in chiusura il Sorriso di Bruna. È un evento di beneficenza legato al karting, in questo caso si terrà il 3 dicembre presso l'autodromo del Mugello,
e presso la pista di kart del Mugellino. Il Sorriso di Bruna avrà dunque una finalità di beneficenza. Tutto ciò che verrà ricavato con le iscrizioni eccetera verrà devoluto ad una associazione di volontariato Onlus che porta questo nome, appunto Il Sorriso di Bruna. Per informazioni bisogna rivolgersi a Giuseppe Bocconcella, Mugellino Circuit, telefono 329 75 24 528. Ripeto, Giuseppe Bocconcella, Mugellino Circuit, 329 75 24 528. E con questo, gentili amici, abbiamo terminato. L'appuntamento è per Toscana TV Motori, come abbiamo detto, numero 39, la prossima settimana. La passione ci unisce.